Giocare d'anticipo e cogliere il senso del tempo e del luogo. Iniziamo da quest'ultimo, Milano, Fiera Italiana del Consumo Responsabile e degli stili di vita sostenibile. L'annuncio è il sigillo, la prima edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, un progetto ambizioso, nazionale, che scommette sulle potenzialità dell'isola. L'altra Sardegna, insomma, non solo mare. Quante volte abbiamo letto e sentito questo slogan, questo titolo, un'occasione, insomma, di valorizzare e implementare il turismo culturale e religioso, segmento in crescita in questi ultimi anni. C'è la data dal 4 al 9 ottobre, ci sono gli itinerari e c'è la soddisfazione da parte dell'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. Noi camminiamo insieme in Sardegna, questa è una grande proposta per promuovere l'interno della Sardegna, far conoscere tutti i territori dal nord al sud, da est a ovest della Sardegna. Una 4 giorni di camminate, porteremo giornalisti, porteremo persone del settore e cercheremo di fargli vivere un'esperienza unica, perché noi promuoviamo unicità e non competizione. Abbiamo già organizzato 8 cammini, questi cammini raccolgono 305 comuni su 377, oltre 3.200 chilometri di percorsi che vanno raccontati, valorizzati. Il cammino lento si chiama anche cammini religiosi. Un viaggio lento e sostenibile, una proposta accattivante e ambiziosa, a consegnare al turista un'offerta, una proposta legata all'identità e alla tradizione. L'evento Noi Camminiamo in Sardegna, realizzato in collaborazione con la Fondazione delle Destinazioni di Pellegrinaggio, la Conferenza Episcopale Sarda, i Cammini di Sardegna, le Camere di Commercio e l'editore Terre di Mezzo. Un modello, quello che si appresta a mettere in campo, che potrebbe avere interessanti ripercussioni economiche. Curato nei minimi dettagli anche grazie al protocollo d'intesa firmato da Regione e Conferenza Episcopale Sarda, il progetto mira a raccontare l'isola da un punto di vista diverso e il coinvolgimento delle diocesi rappresenta un valore aggiunto da non sottovalutare. Anzi, Noi Camminiamo in Sardegna e la scelta della data d'inizio dal 4 al 9 ottobre potrebbe finalmente dare un senso compiuto a quella parola destagionalizzazione.